Ciao a tutti ragazzi, sono Maldestro e sono qui a darvi il benvenuto sul mio canale e in questo nuovo episodio dedicato a Project Zomboid, tanto per cambiare negli ultimi tempi. È passato un giorno, ho lasciato passare un giorno nel gioco, dall'ultima volta. Ho finito di ripulire la strada fino al distributore compreso che ho saccheggiato. Adesso, siccome sono andato a piedi perché via via ho ripulito, adesso avevo intenzione di prendere la macchina, andare a fare benzina e poi, una volta che abbiamo un pieno di benzina, andare altrove. Quindi se parte la macchina, perché sembra che non abbia tutta questa intenzione di viaggiare proprio alla grande. Allora, vediamo se è sempre pulita la strada, o se O se, o se, o se, o se. Gli zomboidi l'hanno già di nuovo. L'hanno già di nuovo. Adesso non mi ricordo mai qual è il verso giusto in cui fare benzina. Non mi ricordo mai, adesso vediamo se ci abbiamo azzeccato. Allora, no, mi sa di no, mi sa che non ci abbiamo azzeccato neanche un po'. Vediamo un po' se... Oh. Amico, quanto ci vorrà a fare benzina? Mi preoccupa questa cosa che non vediamo assolutamente se ci arriva qualcuno sulle croste alle spalle, naturalmente. Oh, che bello il pieno. Allora, quello che a me piacerebbe fare adesso però non abbiamo minimamente la mappa, perché io ricordo da passate, che da queste parti c'è ma forse sarebbe meglio passare da sopra, perché se noi andiamo da qua... Ah no, potrei girare di qua e prendere questa strada qua, in effetti. Allora... Allora, vediamo un po' se in effetti... È così.
questa strada l'abbiamo già fatta, giusto? Tanto noi, voglio dire, abbiamo il pieno, che ci fregano. Poi bisognerà, sì, sappiamo anche dove si trovano uno se non due generatori addirittura. Il problema è che anche avendo i generatori non abbiamo ancora trovato minimamente. Andiamo a vedere in fondo a questa stradina cosa c'è. Dove siamo qua, grosso modo? Siamo qua. No, forse converrebbe prendere questa strada qua. Comunque, ecco, anche se vediamo dove va questa strada, probabilmente va. Ci sarà qualche casa qua. Ecco, bravo, dritto contro un palo, ottimo. Ah, qui siamo da McCoy. Qui c'è roba in costruzione. Cioè, no, non siamo da McCoy, ma siamo in una zona di costruzioni. Ah, ecco, qua ci sono case, casette, compagnia bella. Case in vendita e case in costruzione, ma noi non era questo che volevamo trovare, per quanto per quanto comunque scoprire parti di mappa è sempre cosa buona e giusta. Qui dove andiamo a sbucare, però. Peraltro non vedo tantissimi zombie, devo dire. Venga, buon uomo. Venga, che cos'ha? Wow, una mappa che già abbiamo però, perché. E qui sembra abbastanza deserta la cosa. Allora, intanto però. In ogni caso, direi di. Qui cosa ci sarà? Andiamo un po' a ficcare il naso. Nervi tesi, eh beh sì, avrei nervi tesi anch'io. Fatti un cicchino, ma caro il mio giovine, mi sa che qua. Allora, qua c'è
c'è una porta. Ma che bel posticino. Proprio una meraviglia. Com'è che qua non c'è? Questo che cavolo è? Mamma mia, qua è un disastro però. È un luogo abbandonato, non c'è nulla. Mi sa che qua non c'è trippa per gatti. È solo pericoloso, ma. Oddio, poi neanche tanto pericoloso, perché. Va bene, direi che ce ne possiamo anche andare di qua. Perché in effetti. Qui ci sono delle casupole, però. Con anche un capanno. Andiamo un po' a vedere. Questa zona sembra ultra deserta. Ci fosse mai qualcosa di buono. Cavo elettrico, lampadina cacciavite. Ah, un piede di porco. Intanto, che mi sembra una bella cosa. Qui c'è qualcosa di utile. Custodia per pistola, contenitore. Sì, vabbè. Raccattiamola per quanto. Cucina per esperti, lavorazione metalli avanzata, pesca avanzata. Vediamo un po'. Bicchieri, cibo per cani, sardine in scatola. Sento dei versi strani, pantaloni, coltello, chiave di casa, di cui non ci facciamo nulla, ma prendiamola. Coltello da bue. Prendiamolo, perché non si sa mai. Metti che ci mettiamo a fare. Che ore sono? Che ci mettiamo a fare Oh, cici, avevo la chiave di casa, evidentemente.
Allora, qui cosa abbiamo? Niente. Niente di utile. Occhiali protettivi. Indossa. Scatola di viti, scatola di chiodi. Prendiamo tutto. Colla per legno. La mira, scarti metallo, tubo di metallo. Prendiamolo. La mira anche. Ok, siamo carico abbastanza pesante, eh? E vorremmo qualcosa da mangiare. Cosa possiamo mangiare? Qualcosa? Ah no, ma è crudo. Bisogna in scatola, abbiamo tutta roba in scatola. Vabbè, ma non. Questo posto è decisamente abbandonato. Francamente non credo che potremmo trovarci qualcosa di utile, ma comunque. C'è un pianoforte. C'è un pianoforte. C'è un tavolo. Queste sono tutte case abbandonate. L'unica che poteva valer la pena visitare era proprio questa. E forse questa. Forse, no, anche questa è in stato di desolazione e abbandono. Andiamo a vedere queste macchine. Trovassimo mai una tanica di benzina anche vuota. Ma fazzoletto, la gomma, prendiamola, la rivista, lo spago, la chiave, vabbè, non ci costa nulla. Stato del motore, disperazione. Ah, no, che porca schifo, raga. Uno pneumatico. Non ce la facciamo a farcelo stare. Quanto pesa? 15 kg. No, ecco, no, non volevo guardare questo, io no. Di Mark Ridge, quanto
Consulta mappa. Quindi adesso dovremmo... Eccola qua. Abbiamo una mappa in più. Bene. E anche qua, bende adesive, riviste, scotch. Fazzoletto, carta igienica, noi prendiamo, accattiamo tutto. Oh, comunque questa zona è da tenere presente perché c'è una casa cristiana. E non c'è uno zombie nei paraggi a pagarlo. Questa sarebbe interessante forse da... Allora, io spero di non doverci mai arrivare al volo sulla macchina. Perché davvero io ho sempre dei grossi problemi a indovinare. Va bene, ce ne possiamo anche andare di qua. Oddio, qua ci sono altre case, ma sono tutte in vendita. Vale a dire, vuote. Questa non è in vendita, forse. No, no, anche questa. Cioè, capite perché qua... Perché qua non ci sono zombie. Non ci sono zombie perché non c'erano esseri umani. Però... Però qua, che roba è? Ah, non è niente sta roba. Cioè, due scatoloni enormi. Un picchetto, che ci dobbiamo fare con un picchetto? Vabbè, poi andiamo, non si sa mai. Cioè, non riesco a capire cosa potrebbe servire, ma... Qui cos'è questo? Ah, è una cucina, eh? È un camino in poche parole, via. Sacco di cemento. Un altro accendino. Va bene. E poi qua, vabbè, ci sono delle assi varie. Qui che roba è questa? No, non c'è niente, solo... È una finta, via. Anche qua, idem.
sono delle assi, ma non ci sono. Mica macchina che abbiamo trovato. Che macchina che abbiamo trovato. Adesso non mi ricordo più se noi siamo venuti, credo da su, eh. Vabbè, a parte che si fa in fretta a vedere. Ah, qua potevamo ancora andare avanti, vabbè, non importa. Qui tutte case in vendita. Tutte. Oh. Ah, questa non sarebbe male. Venire a vedere qua. Mi è sembrato di vedere muoversi quegli alberi. Com'era già? C'è una batteria. Qua non c'è niente. Vabbè.
qualcosa abbiamo raccattato, è poca roba, ma... Ce n'è un altro. No, evidentemente l'altro lo abbiamo schiacciato. È morto di suo. Vediamo se hanno qualcosa, occhiali, calzini, magliette, camicia. Orologio da polso, ambulanza chiave, aveva la chiave dell'ambulanza, vabbè. Pazienza. Questo aveva la chiave. Va bene. Ma noi siamo... dov'è che si accendono i fari qua? Accendi i fari, va. Ok, dove siamo? Dove siamo? Allora, possiamo girare a destra e probabilmente ci ricongiungiamo in qua. E a sinistra ci ricongiungiamo in là. E dritto andiamo, boh, per i campi. Oddio, il ragazzo è stanco, assonnato, ha i nervi tesi, è teso. Porta un carico pesante, non sappiamo dove stiamo andando. Io direi quasi quasi potremmo tornarcene a casina a sto punto. Qualche danno l'abbiamo fatto. Andiamo a ricongiungerci in su, così sistemiamo un pezzo di mappa, tanto. Giusto. Così è anche l'occasione per imparare un pochino le strade qua, che nei prossimi giorni ci troveremo a fare e rifare sicuramente. Cosa fate in giro quest'ora, ragazzi? Andate a casa che è tardi. Cosa fate in giro quest'ora? Fate fare gli incidenti. Salve. Scusi, eh. Scusi, 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 scusi. Non volevo schiacciarla, mi creda.
Teniamo i fari. La macchina mi pare spenta. Ed eccoci, tornati a casa. E quindi, cari ragazzi, direi che ci possiamo salutare. Come dire, scoperto un bel pezzettino di mappa, non c'era niente di particolare. Noi dobbiamo venire, io credo, in questa zona qua. Va bene, quello lo vedremo prossimamente. Lo vedremo prossimamente. Qui, ecco, e qui abbiamo un generatore. Il problema è cosa ce ne facciamo del generatore se non abbiamo l'abilità per installarlo, per montarlo. Quello è un problema. Quello è il problema. Ed è anche grosso. Va bene, direi che ci possiamo salutare. Io vi ringrazio ovviamente di averci seguiti. E vi do appuntamento sempre su questi monitor in un futuro sicuramente prossimo. Ciao a tutti, interessante. A presto.